La consapevolezza giunge quando smetti di fuggire il tuo presente, quando smetti di aver paura della verità. La verità che si svela nel silenzio di momenti vuoti. Quando non hai nulla da fare, allora compi la tua scelta. La solitudine con te stesso oppure la fuga. La fuga nei social, nei videogiochi, in un film. Non a caso le chiamano attività d'evasione. Ti fanno evadere dalla realtà. E quando fuggi dalla realtà, tu resti in essa inerte come un oggetto, come un pupazzo in balia degli eventi. Smetti di essere un creatore. Non ti chiedi mai dove sto andando, dove ho diretto le mie vele, ho il vento a favore, sono felice o sto lottando contro i mulini, contro il vento stesso. Quel vento è la vita che ti giunge addosso e ti percorre come le acque di un fiume, e tu lì ad aggrapparti agli schermi, alle tastiere, alle droghe, alle tue dipendenze. Aggrappato, ancorato, pesante, pur di non lasciarti trascinare dalla corrente. Paura di volare. È quella corrente che senti scorrere dentro e di cui tenti di soffocare la voce. Essa inespressa urla, urla nel silenzio e ti colma di terrore. Allora accendi la TV, le musiche assordanti ad alto volume o le voci che gracchiano, stridulano, piene di vanità, ti rimbombano nella testa. E così assordato ti illudi di mascherare, di imbavagliare la tua voce interiore. Ciò che non sai è che mai nessuno ci è riuscito per sempre. Sempre giunge l'attimo in cui ti ritrovi solo con te stesso. Davvero solo. E se non ti conosci, allora è con uno sconosciuto che ti ritroverai a convivere. Non ti piacerà quello sconosciuto. Esso è composto di tutto ciò che tu hai occultato di te finora, persino a te stesso. Quell'ego distorto è il tuo macigno. Se non lo affronti, se non ti addentri in te stesso, nel tuo buio, quel macigno diverrà montagna, un'irta cima impossibile da scalare. E quel macigno ti porterà a fondo. Sarà una crisi epocale. Più carico il buio, più pesante il macigno. E più ti porta a fondo, e allora li vedi tutti, tutti i tuoi volti, in quel buio, tutti quelli in cui ti sei specchiato, amorevoli, sbalorditi, adirati, tutti i tuoi volti, ma soprattutto tutti quelli che non ti piacciono. E hai nascosto in fondo a te stesso, quelli che non sai accettare di te, di quel te che non sei te, ma che tu credi di essere. È come in un film. Ogni tanto intravedi quelle facce, saltano fuori per un momento, ma tu le ricacci giù, le ingoi come una bolla amara, che va a depositarsi sul fondo del tuo essere, nel punto più profondo, più inaccessibile,
così fuggi da te stesso. Dovrai essere un abile tuffatore, un navigante esperto, un nuotatore potente per affrontare il viaggio in quel mare oscuro. Ma con la bussola dell'intelletto e la lanterna del cuore non potrai sbagliare rotta. Il viaggio è tanto periglioso quanto meraviglioso. Il cammino è dentro di te. Abbandona le paure. Vai e conosci te stesso.